Bene, io vi richiamerei all'ordine, chiederei a tutti di rimettersi ai propri posti. Vedo ancora un sacco di gente, questo mi preoccupa. E, allora io inviterei a questo punto i coordinatori dei cinque tavoli, a partire dalla dottoressa Bruno, che nel frattempo ci ha raggiunto dopo una notte brava a Napoli, e quindi ogni cosa che dice bisogna prenderla appunto con questo filtro, e, ecco, chiedendo di restare nei 5-10 minuti, diciamo, no? Nella sintesi, con l'obiettivo un pochino di inquadrare il problema meglio, più di quanto sia stato fatto prima, e soprattutto di cercare di individuare possibili obiettivi e azioni su cui poter lavorare nel prossimo futuro. Prego, Cristina. Una precisazione, la notte brava è perché vengo dal convegno della Società Italiana di Ecologia, quindi siamo partiti prestissimo stamattina, in cui tra l'altro si è parlato anche di specie aliene invasive, il nostro piano di gestione del gambero ha suscitato interesse nel gruppo di ecologi italiani, quindi sono soddisfatta di questa cosa. Allora, questo tavola rotonda, che è durata secondo me troppo poco perché c'erano tante cose da discutere, abbiamo scelto di invitare al tavolo, oltre a portatori di interesse locali, ricercatori che hanno lavorato su progetti sul gambero in altri ambiti italiani alpini, quindi progetti LIFE che erano dedicati esclusivamente al gambero, sia alla gestione del gambero autoctono, sia alla gestione di Procambarus clarki, cioè gambero autoctono invasivo in Friuli Venezia Giulia, quindi esperienze in Lombardia e Friuli, oltre a esperti di monitoraggio dell'ISPRA, quindi a livello centralizzato del Ministero, e esperti di patologie trasmesse da gamberi, e esperti di biologia molecolare, quindi che hanno fatto caratterizzazione delle popolazioni di gambero in zona alpina. Sono emerse alcune cose interessanti che ci permetteranno adesso di ritarare un po' il piano di gestione, perché abbiamo individuato alcune criticità, forse eravamo stati troppo ingenui e troppo ottimisti nel definire alcuni obiettivi, alcuni metodi e metodologie. Abbiamo discusso abbastanza intensamente gli argomenti fondamentali, ovvero soprattutto gli allevamenti, perché per una buona gestione delle popolazioni autoctone è prevista anche la selezione di riproduttori da allevare per poi reintrodurre popolazioni consistenti in habitat che con uno screening preventivo vengono identificati come habitat ottimali in cui il nostro gambero si può poi riprodurre e poi espandersi naturalmente e riconquistare anche zone adiacenti. Allora, il problema degli allevamenti è che fatti in intensivo sono estremamente costosi perché richiedono una cura continua. Esperienze di colleghi in altri ambiti in Italia orientale tendono a orientarsi invece sull'utilizzo di stagni costruiti in esterno, quindi con spese di costruzione limitate e anche spese di gestione, perché sono stagni artificiali all'aperto in cui una volta che si vengono coperti per prevenire l'ingresso di predatori o l'ingresso di anfibi che vanno a deporre uova, poi all'interno la popolazione di gamberi si riproduce in maniera abbastanza naturale. Questi allevamenti potrebbero, nella nostra previsione del piano di gestione, si potrebbe prevederne uno per ogni maggiore bacino idrografico del Trentino, e una possibilità è utilizzare, è emerso appunto dalla discussione, per limitare i costi, utilizzare per esempio impianti di acquacoltura dismessi che non vanno magari più bene per l'allevamento di pesci, ma che per il gambero, che richiede meno acqua, meno ricircolo e quindi meno, se vogliamo, anche meno cura, potrebbero essere ripristinati ed eventualmente utilizzati, oltre alla possibilità di costruire nuovi impianti. Un aspetto importante sono le possibili patologie, nel senso che il gambero autoctono è soggetto a patogeni, il più importante dei quali è la peste del gambero,
che viene in genere trasmessa da popolazioni di gamberi alloctoni, cioè invasivi. In Trentino abbiamo 5 popolazioni in 5 laghi, Canzolino, Madrano, Levico e Caldonazzo è presente l'Ortonectes limosus e nel lago di Lagolo il Procambarus clarki, che è, se vogliamo, la specie invasiva più pericolosa perché è più mobile, con tassi riproduttivi più veloci, eccetera eccetera. Questi animali portano delle micosi, quindi le spore si diffondono poi nel reticolo idrografico. Quando raggiungono le popolazioni di gambero nativo, questo viene infettato, ed esistono ceppi a diversa mortalità, ma alcuni ceppi sono proprio sterminano completamente le nostre popolazioni. Quindi nel caso di allevamenti, molta cura nella scelta dei riproduttori, quindi con analisi anche ad hoc per essere sicuri che le popolazioni fonte non siano magari portatori di ceppi meno infettivi, e attenzione anche ad eventuali contaminazioni di impianti di acquacoltura. Quindi gli allevamenti richiedono anche qui un'attenta scelta dei siti e delle popolazioni da cui prelevare gli individui riproduttori, che vanno poi cambiati ogni anno. La parte, diciamo, se vogliamo, interessante di questi allevamenti in estensivo, che possono essere accesi e spenti, nel senso, si può mantenere l'allevamento in un momento in cui ci sono fondi, risorse, personale, poi chiuderlo e ricominciarlo, cioè riattivarlo poi in un momento successivo. Una parte fondamentale del piano di gestione sono i monitoraggi delle popolazioni, e col contributo di colleghi che hanno svolto dei monitoraggi a tappeto in Lombardia abbiamo un pochino resettato le metodiche che noi avevamo previsto. Abbiamo capito un po' meglio come ridurre, o diciamo ottenere il massimo risultato col minimo sforzo, nel senso di mantenere le metodiche e la lunghezza dei tratti da monitorare il minimo indispensabile per poter fare un buon rilevamento. Una cosa interessante che è emersa, che era già un po' un'idea che avevamo noi, ma l'abbiamo appunto discussa e messa un po' sul tavolo, è che per monitoraggi perlomeno della presenza e assenza di gambero, perché i monitoraggi sono su vari livelli, bisogna vedere se c'è il gambero, dopodiché bisogna vedere come sono strutturate le popolazioni. Quindi andare a prelevare gli animali, misurarli, dire sesso, stadio di sviluppo, peso, eccetera, eccetera. Però la prima livello di screening base, quindi la presenza-assenza, potrebbe essere interessante avere il contributo dei pescatori, perché io insisto che i pescatori sono poi le persone che effettivamente hanno i piedi in alveo e quindi hanno un contatto forte con il reticolo, e che nelle mie esperienze hanno sempre dimostrato un grosso interesse su queste tematiche, no? Quindi il gambero è visto come un indicatore di buona qualità ambientale, si sa che c'è, e se con un probabilmente magari con un corso coinvolgendo le associazioni pescatori, con una formazione di base che non richiederà poi un grosso sforzo, si potrebbero appunto coinvolgere i pescatori in questo tipo di attività, quindi che ci segnalino la presenza di gamberi. Poi è chiaro che le persone esperte, le persone che seguiranno il progetto, andranno a vedere poi di che gamberi si trattano, di che specie si trattano. Importante poi anche l'utilizzo di un sito web, Citizen Science, quindi possibilità anche per il cittadino che vede un gambero di fare una fotografia e di inviarla, in modo da aumentare la possibilità di avere queste segnalazioni in tempo breve, e anche con lo scopo di identificare eventuali nuove introduzioni di gamberi alieni. I gamberi alieni vanno visti, vanno monitorati e possibilmente vanno eradicati, cioè senza pietà il gambero che non è un gambero autoctono va identificato e messa a punto metodica appunto per eliminarlo, o perlomeno per tenere la popolazione sotto controllo, per evitare che si espanda nel reticolo idrografico. A questo proposito, una delle priorità che abbiamo identificato sono evitare la diffusione di queste popolazioni di gamberi alieni dai 5 laghi in cui queste popolazioni sono presenti. Quindi lì bisogna fare un'azione di informazione, perché molte delle introduzioni sono fatte in maniera, se vogliamo, volontaria, nel senso che l'uomo poi che introduce, però non per fare danno, ovviamente si fa perché non si sa, si rilascia il gambero pensando, poverino, anziché in acquario lo metto nel lago che gli sta meglio, ma magari è una specie aliena. Quindi importante è la campagna di informazione per i pescatori,
che possono trasmettere micosi con l'attrezzatura da pesca, ma anche nelle popolazioni per non prendere gamberi e spostarli da un corso d'acqua all'altro. Anche perché una cosa molto interessante che è emersa confrontando i nostri dati di analisi genetica con quelli, per esempio, del Friuli Venezia Giulia, è che le popolazioni trentine hanno una diversità genetica molto più ampia rispetto a quelle appunto situate più ad est. Quindi questa diversità va preservata, perché è chiaro che essere più diversi vuol dire che se succede un qualunque evento che fa da filtro, popolazioni muoiono, ma popolazioni possono essere adatte e quindi sopravvivere e poi fungere da sorgente per nuovi ripopolamenti. Quindi l'analisi genetica è importante anche nei casi di utilizzare riproduttori per ripopolamenti, non possono essere fatti così casualmente, bisogna mantenere i diversi ceppi genetici, quindi prendere da un'area e reintrodurre nell'area che è geneticamente più compatibile. Ed è emersa poi la volontà di questo gruppo di lavoro, di persone che hanno lavorato in questi ambiti, di cercare un coordinamento e magari finanziamenti a livello europeo superiore per proporre delle strategie di monitoraggio e di gestione che vadano un po' al di fuori poi del territorio trentino, ma che si possano espandere poi alla zona alpina, perché chiaramente la specie è una e quindi va gestita in modo che sia poi più compatibile e più coordinato possibile per tutta l'area alpina, almeno a livello italiano. Grazie a Cristina che ce l'ha fatta. Quindi abbiamo, in buona sostanza, mi pare di capire, questo piano di piano d'azione sul gambero. Sì, è pronto, però dobbiamo correggere alcune cose. Tutto sommato, cioè, i contenuti c'erano già tutti. Sonia e io volevamo mettere a punto questi dettagli sul monitoraggio, consigli per la gestione delle specie aliene. Adesso abbiamo avuto un buon feedback e quindi insomma... E lì abbiamo la strada tracciata. Il lavoro è quasi tutto fatto, non ti preoccupare, consegneremo il tutto in tempi brevissimi. Benissimo, grazie. E allora Bertolli. Bene, allora il mio tavolo riguardava, vi ricordate, le piante alloctone invasive. E al tavolo hanno fatto parte tecnici, hanno fatto parte funzionari della regione Friuli Venezia Giulia, della regione Lombardia, hanno fatto parte ricercatori, Museo di Milano, l'Università di Padova, quindi era un tavolo molto eterogeneo. E devo dire che abbiamo inquadrato in maniera molto buona il problema legato alle piante esotiche. Abbiamo capito che piante esotiche è un termine generico e sotto il quale ci sono varie categorie, ci sono le cosiddette archeofite, che sono le piante esotiche che sono presenti da noi prima della scoperta dell'America, le piante esotiche neofite, che sono comparse dopo il 1500, le piante esotiche casuali, che non danno luogo quindi a naturalizzazioni spontanee, piante esotiche naturalizzate, che invece una volta introdotte in un territorio sia in modo casuale sia in modo volontario danno origine a popolazioni, e tra queste ci sono piante esotiche nazionali, che quindi sono piante che non sono spontanee a livello nazionale, e piante esotiche locali, nel nostro caso piante esotiche del Trentino, che invece possono essere presenti a livello spontaneo in altre regioni d'Italia. Abbiamo capito che il problema è legato alle piante esotiche neofite naturalizzate invasive. Quindi il problema non riguarda, quel 200-300 specie esotiche presenti in Trentino, ma riguarda solo alcune poche specie. Queste specie possono essere legnose, come ad esempio la robinia pseudacacia o l'ailanto o la budleia, oppure erbacee come le varie specie di impatiens, oppure il poligono del Giappone, la Rhinutria japonica.
e solo alcuni ambiti fortunatamente provinciali sono interessati dal fenomeno delle piante della presenza di queste piante esotiche invasive, e sono sostanzialmente le zone di bassa quota lungo i corsi d'acqua. Mi sto concentrando sugli ambienti naturali, quindi non consideriamo gli ambienti fortemente antropizzati, come cimiteri, bordi strade, ferrovie. Ma tra gli ambienti maggiormente naturali, quelli più interessati da questo fenomeno sono le acque e i corsi d'acqua e i boschi di fondo valle. Si tratta di un problema complesso, di difficile soluzione. Ci sono a livello comunitario dei regolamenti per far fronte al problema, perché ci sono vari impatti. Gli impatti sono di varie nature. C'è un impatto sulla biodiversità, quindi queste specie esotiche invasive sostituiscono specie autoctone. In alcuni casi abbiamo visto che sostituiscono altre specie invasive. E c'è un problema ecologico, in alcuni casi proprio c'è un cambiamento radicale nell'assetto vegetazionale di alcuni ambiti fluviali. C'è un problema sulla salute umana, perché alcune di queste specie sono allergeniche nei confronti dell'uomo. C'è un problema economico che riguarda sia gli ambiti agricoli, ma anche l'ambito urbano, di problemi su manufatti. Sono piante esotiche che determinano proprio il cedimento di alcuni manufatti, anche di valore storico. Quindi quello che è emerso dalla discussione, insomma, interessante, avessimo avuto ancora un quarto d'ora di tempo, chissà cosa avremmo prodotto in più, è sostanzialmente questo. È necessaria una maggior sensibilizzazione del problema nei confronti della popolazione, quindi ci si accorge che la popolazione non è sensibile a queste problematiche se non quando i fenomeni sono praticamente esplosi. Serve la definizione di una serie di linee guida gestionali specifiche e di formazione a più livelli, quindi dai funzionari, ai tecnici, ai progettisti, agli operai, agli agricoltori, ai pescatori, al personale forestale, proprio sulle modalità di gestione del problema. È necessaria una prevenzione in aree non ancora soggette, no? Ad esempio aree di quota medio-elevata nelle valli più interne del Trentino, come ad esempio al tavolo era presente il direttore del parco di Panevegio Pali di San Martino, che fortunatamente è un ambito territoriale ancora poco soggetto, poco interessato dal fenomeno, anche se molte specie esotiche stanno più o meno lentamente arrivando. E è forse utopistico, ma andrebbe vagliata la possibilità di effettuare una regolamentazione sul commercio di piante esotiche in campo florovivaistico, perché si è visto che spesso i focolai per la diffusione locale di piante esotiche è legata alla coltivazione volontaria di piante ad uso estetico in ambiti naturali. E magari a fianco di questo regolamento ho una proposta di piante selvatiche da coltivare. E gli interventi di contenimento, abbiamo capito anche a seguito di tutti gli interventi fatti sia nell'ambito dell'AIF sia nell'ambito delle regioni limitrofe, che andrebbero individuati in maniera puntuale o in aree molto delicate dal punto di vista naturalistico, quindi di elevato pregio, determinate specie. Quindi non fare una battaglia a 360 gradi su tutte le specie esotiche e in tutto il Trentino, ma fare una valutazione puntuale di quelle che sono le aree maggiormente delicate dal punto di vista naturalistico, in primis le aree protette. E infine
no, penultimo punto, sarebbe opportuno pensare ad un coordinamento maggiore tra vari soggetti che afferiscono ai servizi provinciali ma anche agli ordini professionali per costituire un tavolo di lavoro permanente sulle esotiche che potrebbe gestire, aggiungo io senza il consenso del gruppo mi è venuto in mente lungo il percorso, utilizzando magari personale del progettone per realizzare questi interventi una volta pensati e ideati. E poi, ultimo, che in alcuni casi varrebbe la pena spostare l'attenzione alla conservazione di determinati habitat piuttosto che limitarsi alla eradicazione di singole specie. Di carne al fuoco per Claudio ce n'è. Allora Alessio, molto, molto bene, grazie per la grande chiarezza e per la definizione dei problemi. Perché quando si parla di esotiche sembra di parlare di un blob, no? che avanza e contro cui non si può fare nulla. Già riuscire a individuare gli obiettivi e cominciare a separare il problema è già un bel passo. Allora, visto che sei stato così bravo e siete stati così bravi, immagino lo potrò dire anche agli altri, io approfitto per chiedere fin d'ora che tutte queste considerazioni possano essere riassunte in due cartelle, possibile, che poi allegheremo agli atti del convegno, ma come materiale di lavoro del TEN, insomma, perché mi pare che queste indicazioni contengono molta operatività su cui potersi muovere fin da subito. Bene, grazie Alessio, allora tocca a Lucio Sottovia, sei il terzo tavolo. Prego. Ecco, il nostro era il tavolo dei prati. Siamo partiti da considerare i prati ovviamente nell'ambito del contesto dei prati permanenti. Sto parlando di prati ricchi di specie, questo era il tema specifico nostro. I prati ricchi di specie corrispondono a habitat della rete Natura 2000. Abbiamo osservato che, secondo tutti, sono fattori ecologici fondamentali del territorio, sono componenti del territorio ineliminabili, essenziali per un certo equilibrio anche di tipo paesaggistico, di tipo culturale, però ci siamo soprattutto incentrati sulla possibilità di salvaguardare queste valenze attraverso un discorso essenzialmente economico e sociale. Perché la domanda che ci siamo posti subito è possibile salvaguardare i prati riconoscendo ad essi un ruolo nell'economia, altrimenti diventa una pura illusione poter mantenere così dei relitti, ma non avrebbero più quella forza proprio come rete ecologica nel territorio. E allora abbiamo cercato di analizzare con gli esperti quanti sono i prati nella provincia, i prati ricchi di specie rispetto a tutti gli altri, e qui abbiamo i dati che sono stati elaborati dal Museo Civico di Rovereto, per cui siamo arrivati a capire che i prati ricchi di specie sono una percentuale veramente esigua ormai del territorio, perché la gran parte di queste aree sono state trasformate in formazioni di carattere eutrofico, eutrofizzate, cioè a poche specie esclusive, in gran parte per l'uso di concimazioni forzate e soprattutto nelle zone di più facile accessibilità. Ma c'è anche un altro problema rispetto alla diminuzione dei prati, che deriva dall'abbandono, e soprattutto questo accoglie i prati più poveri, e soprattutto i prati aridi, che fra tutti gli altri sono probabilmente dal punto di vista ecologico quelli che hanno il maggior valore ecologico in senso proprio. Questo insieme di ecosistemi hanno quindi un valore economico ecologico, rispecchiano fattori, soluzioni di carattere trasversale, necessariamente trasversale. Ci vuole quindi anche qui, come mi pare che sia stato già fatto evidenziare per le specie invasive, un approccio collettivo che veda i vari settori provinciali
e non, anche della libera professione e di tutti i portatori di interesse, non ultimi quelli del comparto scientifico, convergere attorno ad un tavolo. Questa sarà essenzialmente la proposta, anche la nostra, che si sforzerà quindi nel futuro di creare un momento di confronto fattivo, perché, soprattutto per che cosa? Perché sono un fattore economico il prato debole. Dal punto di vista della quantità non riescono a competere con le altre espressioni delle risorse del territorio. Sono comunque un fattore fondamentale dal punto di vista qualitativo e possono richiamare anche aspetti di un certo tipo di turismo economico. Il collega della provincia di Belluno diceva che c'è stato un certo interesse per esempio per i prati a narciso, con le fioriture di narciso della montagna del Feltrino, e ha così disvelato una certa anche capacità di attrazione turistica, e questo potrebbe esserlo. In ogni caso l'attrazione turistica richiede che il prato venga gestito, e quindi ricadiamo ancora in questo fattore ineliminabile. Com'è possibile fare la gestione dei prati? E allora qui le difficoltà sono tante. Si rispecchiano in un certo disequilibrio zootecnico del territorio, perché il carico, i gravami dell'apporto di sostanze sono maggiori rispetto a quelle che vengono prelevate, i carichi di unità bovine adulte sono sovradimensionati rispetto a quello che sarebbe un equilibrio naturale o quello che era un equilibrio di un tempo, bisogna tornare indietro. Naturalmente non ci siamo fatti alcuna illusione di poter sovvertire l'ordinamento zootecnico della provincia. Bisognerà puntare in futuro a delle misure del PSR che siano più specificamente mirate a sostenere quelle aziende meritevoli dal punto di vista di una loro gestione naturalistica, chiamiamola così, o comunque meglio adeguata agli equilibri naturali, agli equilibri di biodiversità, e quindi ci vorrà formazione, ci vorrà qualcosa di specificamente rivolto proprio a premiare queste situazioni, far crescere cioè tutte quelle realtà che si basano su rapporti di carichi equilibrati rispetto al gravame del bestiame, rispetto alle superfici, e quindi misure che vanno pensate fin d'ora per la prossima, sostanzialmente per la prossima programmazione del PSR. E in questo rientra naturalmente anche tutto il lavoro che potrebbe portare alla ricostituzione dei prati, che in parte si sta già facendo, alcune esperienze anche nel settore forestale stanno venendo avanti, di recupero di aree ormai destinate all'imboschimento spontaneo, recupero proprio trasformazione da boschi spontaneamente espansi sulle aree prative in prati. E qui si pone tutto il discorso della tecnica, le tecniche ci sono, che riguardano proprio soprattutto anche le modalità di seminagione, di ricostituzione del cotico. Ci sono tecniche vincenti da questo punto di vista che permettono di ricostituire prati proprio con spetti floristici decisamente naturali o comunque prossimo naturali. E da questo punto di vista quindi anche nelle misure del prossimo PSR potrebbe entrare anche un qualcosa che riguardi specificamente, oltre a questo, il seme che sia garantito anche per salvaguardare alcuni aspetti proprio specificamente ecologici di specie rare, che potrebbero essere quindi sostenute e riportate sul territorio, ovviamente rispettando gli ambiti della loro diffusione ecologica naturale. E quindi tutto questo ci sprona, e come ripeto, come già detto prima, a metterci attorno a un tavolo, cercare di superare quella separatezza che c'è anche fra i servizi del territorio, della provincia, e cominciare a vedere se è possibile cominciare a preparare qualche misura per il prossimo PSR, perché posto che quello che abbiamo adesso non dà delle risposte certamente, ma delle risposte che sono ancora parziali. Chiaramente bisognerà anche infittire la ricerca sul territorio di dove sono i prati ricchi di specie, perché la mappatura che abbiamo adesso non è completa. Al di là di questo, poi, di quello ho detto, delle aziende ad alto valore naturalistico l'abbiamo detto, una possibilità che si affaccia è che attraverso il PSR, cioè le misure che ci sono già, in particolar modo quelle dei
progetti d'area della 1651 che permettono di contemperare questi aspetti anche nell'ambito di un compendio territoriale conosciuto e studiato, potrebbero addirittura passare oltre e arrivare a quelle che sono state definite come associazioni fondiarie, che sono delle modalità già applicate in Piemonte, qualcuno ce l'ha ricordato, e che permettono di superare anche questa fase e arrivare proprio a una gestione collettiva di tutti i proprietari e in questo modo superare un po' anche quella frammentazione, quella polverizzazione dei prati che sono forse uno degli handicap maggiori in Trentino per poter fare una politica seria anche di, che abbia un valore di carattere aziendale. Tutto questo è stato detto e questo cercheremo di portarlo in questa sintesi che ci è stata richiesta e io spero che poi possa effettivamente costituirsi a breve un prossimo incontro fra i portatori di competenza e di interesse per vedere di portare avanti questo tipo di problematica con metodi abbastanza convincenti. Grazie. Grazie Lucio. Ecco, il tema dei prati ricchi di specie è proprio un tema dove si concentra proprio il tema dell'integrazione, insomma, no? Qui il legame con l'agricoltura è evidente, così come è evidente anche nel caso delle specie aliene, ma qui c'è anche il tema, c'è l'interesse turistico dietro queste cose e potrebbe essere proprio la molla che fa scattare quel qualcosa in più, perché non c'è dubbio che nei ragionamenti che abbiamo fatto anche stamattina, insomma, poter vantare sul territorio comparti naturalisticamente interessanti e belli come possono essere i reperti ricchi di specie può essere un elemento, diciamo, di vantaggio su cui far partire anche i processi. Abbiamo tuttora già oggi, insomma, la misura che ha ricordato Lucio, il 1651, che ci potrebbe consentire di fare delle sperimentazioni in ambito di reti di riserve o dei parchi, e questi esperimenti, concordo con te, devono diventare poi il punto di partenza per ragionare su misure più specifiche nella nuova programmazione. Grazie, quindi Lucio Sottovia, e quindi è la volta della connettività della Val dell'Adige con Serena D'Ambrogi e Paolo Pedrini. Non per essere ancora scortese nei confronti di Serena, ma per, diciamo così, conoscenza più del territorio, abbiamo concordato che cerco di fare un riassunto di quello che ci siamo detti in questo tavolo, articolato su un tema che abbiamo considerato ancora in progress e che sicuramente comunque è stato affrontato da una variegata presenza di stakeholders e persone interessate. Avevamo APOT, avevamo lo Servizio Foreste e Fauna, l'Università di Trento, la FLA, con ERSAF della Regione Lombardia, poi museo, rappresentanza in diretta per i viticoltori da APOT, diciamo la FEM, poi la rete di riserve del Monte Bondone, poi Tecila, direttore del progetto paesaggio e servizio urbanistica, GEAT per la bonifica trentina e poi altri che sicuramente ho dimenticato, ma comunque diciamo anche poi una rappresentazione non trentina, perché il problema della connettività in ambienti agricoli intensivi usciva, abbiamo visto, dall'interesse locale. Chiaramente, se vi ricordate stamattina, abbiamo parlato di tre azioni che pensavamo come elementi portanti abbozzate per un discorso di attenzione nei confronti della Val d'Adige, riguardava il miglioramento delle condizioni ecologiche della piana rotaliana a nord di Trento come area campione in un contesto agricolo intensivo, c'era il discorso della connettività per i grandi mammiferi, c'era il discorso poi delle infrastrutture verdi, di un tema che è molto sentito e che potrebbe rappresentare uno strumento, un mezzo per realizzare quello che abbiamo cercato di spiegare e poi di discutere assieme. E quello che è emerso è chiaramente che ci siamo fermati prevalentemente sul primo punto. E poi sul secondo abbiamo affrontato il tema più specifico della validità del fare o non fare o dell'avere delle modalità di passaggio tra est e ovest per macro
per una macrofauna, e l'ultimo elemento, quello della diciamo infrastructure, green infrastructure e altre strutture. L'abbiamo visto come uno strumento utile soprattutto all'azione 1. Diciamo l'azione 1, che era quella che riguardava ambienti agricoli, se ripetiamo il contesto, siamo in un ambiente intensamente coltivato, in un ambiente intensamente popolato, una popolazione estensiva, cioè dispersa, ma però si parla di 20.000 abitanti, in un contesto dove la sensazione non è più rivolta al turista, ma a chi vive il territorio, a chi lo frequenta quotidianamente. E in questo abbiamo quindi, in un giro di tavolo, raccolto, e penso che sia emerso e tutti siamo concordi nel dire, il ruolo importante dell'agricoltura, agricoltura non intesa come elemento negativo, ma come realtà che modella il territorio e che ne utilizza gli spazi per produrre dei beni primari di grande valore per un territorio come la Valle dell'Adige, più il vino che il frutteto. Ne abbiamo discusso con il rappresentante APOT, con Michele Loris, e sono emerse alcune cose interessanti. APOT sta lavorando su crearsi un percorso di sostenibilità e valutazione di quelle che sono le azioni che sta compiendo all'interno di un contesto che non è tanto della Valle dell'Adige ma della Valle di Non, ha affrontato alcuni temi come dire, di desiderio, di indirizzo verso una volontà di confronto e di valutazione anche ecologica di quello che è la loro attività. Interessante è emerso il discorso dell'idea della Val di Non come macro area, con all'interno dei quali area agricola sono stati riconosciuti degli elementi non agricoli ma forestali, corrispondenti al 30% di quella che è identificata come Valle di Non, probabilmente penso siano esclusi le pendici del Brenta, quindi il confine della Val di Non finisce con l'inizio del bosco. E in quest'area, queste piccole isole di aree boscate sono considerate come elementi non toccati, non toccabili. E questo rappresenta un elemento importante di attenzione a quello che è il macro paesaggio, che può costituire e anche essere riportato in un contesto come quello della Rotagliana, dove in quel caso i nostri macro elementi sono le aree umide, i corsi d'acqua, i fossati, gli elementi marginali che sono ancora rimasti. E su questo è intervenuto Tecila ricordando un progetto che l'ha definito delle frattaglie, ma non so se era come la solita, ma delle 5 aree da destinare a un recupero che potevano essere, che sono state identificate, ma che potrebbero essere inserite in un potenziale progetto dell'area. Un discorso per quel che riguarda la connettività è stato affrontato col tema dei fossi. Sapete benissimo che le aree sono frutto di un'intensa attività di mantenimento, ce l'ha ampiamente spiegato Jet, e fossati ridrovore ha condotto al tema sia della marginalità di questi ambienti, la difficoltà di gestire, di far rendere compatibile il discorso del mantenimento del fossato in un periodo di sfalcio e di aumento della portata d'acqua, quindi regolamentazione delle acque, mantenimento dei campi prosciugati e non allagati, quindi la gestione dei fossati che possono essere però anche delle linee di collegamento tra le aree umide. E di particolare è emerso, parlando di fossati, il problema dell'acqua. Ecco che allora uno degli elementi che potrebbero nascere per sostenere un'attenzione in questo ambito e un rapporto ancora più forte col mondo agricolo sono quelle azioni che la Bonifica Trentina e non solo, penso anche il Servizio Agricoltura sta cercando di portare avanti col mondo agricolo, che è quello della gestione delle acque, della ridurre gli inquinanti, di centralizzare la gestione della preparazione dei fitofarmaci, dei cosiddetti pesticidi o delle sostanze chimiche che tendono ad
possono rappresentare elementi di inquinamento costante di acque preziose che scorrono lungo i fossati. Un obbligo normativo che potrebbe rappresentare un elenco, un punto di ragionamento sul quale lavorare. E è emerso anche la necessità o comunque problematiche diverse, aree più torbose, aree meno torbose nelle piane rotaliane, quindi situazioni che si possono presentare a una maggiore o minore convenienza di essere coltivate o meno. Ovviamente il tema che era emerso, comunque sottolineato da più interventi, che il valore dell'ambiente agricolo è un valore importante per arrestare quello che può essere la urbanizzazione diffusa di questi territori. Il confronto con la Val di Non, che è un'area preziosa dove l'urbanizzato tende a rimanere circoscritto attorno ai paesi, è ben evidente, rispetto a un urbanizzato sparso, che è quello della Val d'Adige, dove probabilmente il valore che avevamo in un tempo edificato tende a vincere quello che è il valore dell'agricolo. Quindi un'alleanza che si può trovare nel contesto agricolo è quello del mantenere il verde periurbano in un contesto che altrimenti tenderebbe a essere un urbano diffuso e forse con una qualità della vita meno ideale. Si è parlato poi anche del ruolo dei corsi d'acqua e parlando ancora d'acqua è uscito anche il tema proposto dal dottor Sarsi del discorso di lavorare a quel punto lì all'interno di un life clima. Se noi parliamo di life clima parliamo di problematiche legate ad esempio alla portata, alla previsione delle sempre più diffuse bombe d'acqua, quindi la difficoltà di gestire questi spazi di drenaggio che sono sottodimensionati rispetto alla quantità d'acqua che arriva, che poi è una quantità accentuata dal fatto che il nostro territorio è fortemente urbanizzato, quindi il tempo di arrivo dell'acqua è molto più veloce rispetto a un passato che però è diventato molto remoto se consideriamo quello che sta accadendo al clima attuale in tutti i contesti e in tutti i momenti con una elevata, diciamo così, imprevedibilità. Si è anche parlato, un attimo accennato, alla potenzialità degli spunti dell'OSDAMA, di questo progetto che si svolge attorno al Comune di Trento essenzialmente, e il recupero appunto di quelle che sono gli ambienti e le aree sterili, le aree che praticamente che sono dismesse, le zone che possono essere in questo caso anche recuperate anche in finalità di un life clima adattamento. Questo perché? Perché eventuali interventi hanno bisogno di risorse rilevanti che possono essere ricercate e motivate per forti aggregazioni, forti motivazioni sociali. Si è emerso anche l'importanza comunque del sensibilizzare il mondo agricolo, di trovare sinergie con il mondo agricolo, soprattutto anche per quello che può essere la loro necessità di evidenziare la qualità del territorio in cui il prodotto viene realizzato e quindi la cura del territorio, che è un elemento di qualificazione e di certificazione della qualità del prodotto. E la difficoltà dell'entrare comunque nel mondo agricolo può essere quello dovuto a semplicemente che le aziende agricole sono molto piccole, quindi rubare del terreno, destinare del terreno anche di piccole qualità vuol dire portare via percentuali rilevanti di un'azienda che ha meno di un ettaro. In genere la media delle aziende nostre trentine ha questa dimensione. Qualcuno anche ha portato in evidenza comunque il discorso anche della importanza della sensibilità del cittadino, citando dal SAS alla discarica, nel senso che tutti gli elementi del nostro passaggio vanno come dire certificati in un contesto di qualità, dove l'ambiente non è solo l'ambiente naturale del Brenta, ma può essere l'ambiente della città, l'ambiente di dove viviamo, l'ambiente della qualità, se ho capito l'intervento. E in questo avevamo già superato l'ora 40 sicuramente poi c'è stata una forte anche rappresentazione delle esperienze in altri contesti di pianura,
soprattutto veneta, ma anche in parte lombarda, ma diciamo che abbiamo capito che il contesto della Valle dell'Adige è un contesto totalmente diverso. È come parlare dei gerani sul nostro balcone, mentre la pianura padana è il giardino con gli spazi molto più grandi, per non dire la piana rotaliana che ho davanti a casa. Quindi sappiamo che ci muoviamo su spazi molto ristretti, su terreni molto costosi, su elementi che vanno presi in considerazione, ricercati perché del dettaglio manca, se vogliamo, il dettaglio preciso, il capire chi è disponibile, ci muoviamo all'interno dei territori privati e quindi questo è un elemento, quello del trovare anche un obiettivo che, come ha suggerito qualcuno, che la rete ecologica trentina sia una rete ecologica come quella della Lombardia, cioè all'interno dei piani, che entri come strumento urbanistico, potrebbe essere a vari livelli, potrebbe essere un passo futuro. Nella complessità della discussione, a un certo punto qualcuno ha detto anche perché non facciamo un tavolo permanente per ragionare su questi temi, e questo potrebbe essere la prosecuzione del lavoro in futuro. Da questi temi legati alla piana rotaliana abbiamo capito che certe soluzioni possono essere trovate anche con l'azione 3, altre invece erano la domanda relativa al passaggio dei grandi mammiferi, ed è emerso abbastanza chiaramente che l'idea di sfruttare i passaggi che noi abbiamo individuato nella zona della Val Lagarina, ma anche in altri contesti che ben noti come la zona della Valle dei Laghi o la stessa piana rotaliana, che risulta un'area idonea perché a un certo punto un'area diciamo di passaggio facilitato per i grandi carnivori si è parlato di grandi carnivori perché semplicemente c'è un'area buia, un'area che è ricoperta dalla vegetazione dei coltivi e trova negli ambienti seminaturali, come possono essere i fossati, i sottopassi delle strade, un luogo di passaggio che probabilmente è stato già seguito in passaggio dai grandi carnivori. Quindi questo approccio può funzionare, non sono emersi, se non sbaglio, elementi di negatività a livello di patologie o altre ipotesi di negatività che potrebbe un progetto di questo tipo portare avanti, ma direi che per concludere è emerso, ma questa è stata più una mia sensazione, che forte deve essere il momento di comunicazione, negoziazione, condivisione delle diverse realtà per poter trovare delle soluzioni. La proposta che faccio al gruppo è che noi potremo trovare fare una sintesi di quello che ci siamo detti e girare all'elenco dei... gireremo al gruppo, dovremmo avere un indirizzo email dei presenti, sì, perché si sono iscritti. Ma troveremo qualcuno di volontario. Proseguiremo con questo scambio di idee in modo tale per arrivare a un documento più allargato possibile, perché i temi e le sensibilità sono molto diversi, molto articolate e molto... Non so se Serena hai qualcosa da dire, d'altro da aggiungere, se no... Mi sembra che... Abbiamo detto. Abbiamo messo tutta la carne al fuoco, ma il tema diciamo, di lavorare sul dettaglio, di lavorare sui piccoli spazi e di lavorare in cooperazione permette poi di sicuramente risolvere quei conflitti che, soprattutto in contesti così urbanizzati e così ad alto valore di suolo, soprattutto come un contesto come quello della piana rotaliana, bisogna superare. Quindi questo è sicuramente uno degli elementi più interessanti che è venuto fuori dalla discussione, cioè il fatto di trovare una modalità di diciamo aumentare la naturalità diffusa in un territorio utilizzando anche altri temi. Ecco, e questo probabilmente è un po' anche la chiave di volta per diciamo, aggirare problemi legati a trovare dei fondi, e quindi il tema delle green infrastructure in questo momento con il suo concetto di multifunzionalità potrebbe diciamo, rappresentare un buono strumento per mettere insieme temi diversi.
Io volevo ringraziarvi e salutarvi perché tra 20 minuti ho un treno, quindi ringrazio. E io volevo sottolineare che un progetto come questo chiaramente che richiede forza e energia ha una probabilità di successo se c'è un forte interesse da parte della provincia e degli enti che lavorano sul territorio, compresi quelli privati che in questo caso hanno un peso notevole sul territorio stesso. Poi siamo disposti a lavorare per voi sempre. Grazie. Bene, grazie a Paolo e grazie soprattutto a Serena anche per aver partecipato, essere venuta così da lontano e aver voluto starci vicino, diciamo, oggi. Grazie, e credo che su questo argomento avremo modo di lavorare ancora sicuro nel futuro. Il tema è sicuramente affascinante e è un gran contenitore di possibili progetti e credo che sia proprio da fare un ragionamento complessivo sulla Val dell'Adige e poi inventarci qualcosa. Appunto, si è parlato di Life Clima, credo dopo ne parliamo con Angelo per capire se lo strumento può funzionare o meno. Noi abbiamo il limite di non avere siti in importanza comunitaria, quindi Life tradizionale, Life Natura non lo possiamo attivare probabilmente, però il tema è comunque molto importante. E a breve, il 2 ottobre, si ragionerà cioè l'EUSALP propone un protocollo, no, di impegno di tutte le regioni per ragionare proprio per l'impegno sulle green infrastructure, e quindi il tempo è giusto, ecco, credo sia il momento proprio preciso per cominciare a mettere in moto una macchina. Grazie per la disponibilità sia di ISPRA che del MUSE, e su questo lavoreremo di sicuro. Grazie, siamo quasi alla fine e quindi invito Alessandro Bazzanella a portare i risultati dell'ultimo tavolo. Il tema chiaramente è molto, molto complesso, molto grosso, i contributi infatti sono stati davvero molteplici e variegati, e non sarà facile sintetizzare quello che è uscito in quest'ora e mezza di lavoro assieme. Ci proverò. Prima questione, la mobilità turistica è considerata, e c'è una certa concordia su questo, un tema davvero decisivo per il futuro del turismo all'interno di una destinazione come Trentino, che fa della natura inevitabilmente la sua bandiera e viene riconosciuto tanto anche dall'ospite come una destinazione turistica con una grande vocazione naturalistica. Il problema, se vogliamo, della mobilità è dovuto al fatto che tendiamo magari a dare delle soluzioni puntuali a dei problemi locali, puntuali quindi, quando invece sarebbe importante provare a trovare una soluzione di sistema, integrata, che colga e affronti tutto il problema e non semplicemente i singoli punti. Perché accanto ai problemi ci sono evidentemente anche delle opportunità. E l'opportunità maggiore probabilmente sta nel fatto che il mercato, il cliente, la domanda è pronta per fare un passo in questa direzione. Forse su questo non c'era massima concordia e allineamento di opinioni e di punti di vista, però sicuramente ci sono dei segnali molto chiari che il mercato cerca qualcosa di diverso. Quindi è pur vero che la mobilità individuale sul proprio mezzo è ancora molto importante, c'è una forte resistenza magari da parte di alcune fasce del mercato a cambiare, però è anche vero che abbiamo dei segnali che non è più un valore così importante, ad esempio, il possesso di un'automobile, soprattutto in certi mercati che consideriamo evoluti e a cui noi guardiamo con grande interesse, che nelle proprie città di residenza il mezzo lo stanno abbandonando a favore di una mobilità pubblica. Quindi anche una destinazione turistica come questa, come la nostra, dovrebbe puntare, avrebbe delle opportunità molto importanti di puntare su questo tema, che è sempre più decisivo e importante anche per l'ospite. E chiaramente per fare questo non possiamo non adottare un'ottica integrata, un'ottica di sistema che metta assieme le molte parti che insistono e che gestiscono un tema complesso come quello
della mobilità. Appunto è complesso, quindi ci sono tanti sistemi, tanti attori, tanti nodi che si tengono assieme e quindi necessariamente dobbiamo trovare una soluzione che accolga questa complessità e che faccia dell'integrazione e della governance dei vari soggetti un punto di forza. E questo anche perché l'ospite che arriva dalle nostre parti e ha un'aspettativa di avere una certa fluidità di servizi, quando invece oggi, per colpa insomma, di una grande frammentazione territoriale, assistiamo a diversi sistemi e diverse proposte per l'ospite in termini di mobilità. Quindi l'ospite che ha invece una, diciamo, non è tanto al corrente delle nostre, come dire, costumi e delle nostre suddivisioni territoriali, fa un po' di fatica magari a capire che fino a un certo chilometro vale una card, da un certo chilometro all'altro c'è un altro territorio e via dicendo. Quindi è per questo che anche l'integrazione è importante, per dare una risposta integrata all'ospite che appunto cerca appunto una fruizione integrata e fluida dei sistemi di mobilità e del trasporto. E c'è una cosa però importante da dire rispetto all'ospite, ovvero noi l'ospite forse l'abbiamo un po' troppo assecondato e l'abbiamo un po' troppo lisciato, perché ci porta sicuramente economia e sviluppo, però il cliente dovrebbe abituarsi a fare uno sforzo anche lui nella direzione di, ad esempio, programmare le visite in certi luoghi che noi consideriamo molto importanti, che però hanno una grande fragilità. Quindi, così come dicevo qualcuno, noi siamo abituati a prenotare il ristorante, dovremmo anche abituarci a prenotare o a programmare le nostre visite all'interno di aree protette. Altrimenti che cosa succede? Altrimenti uno si sveglia la mattina, pensa di avere, come dire, il diritto di avere massima disponibilità del bene immediata, prende e va e si trova magari appunto all'interno di caotiche appunto accessi ai territori. Quindi integrazione è un tema sicuramente importante. L'integrazione vale per tutti i soggetti che se ne occupano di mobilità, quindi sicuramente il sistema di trasporti pubblici, la provincia, ma anche evidentemente la promozione turistica. Le card di qui sopra sono programmate dalle varie APT, dai vari soggetti pubblici che se ne occupano. C'è una card provinciale che è la Trentino Gescarpa, ci sono le sottocard di ogni dei vari territori. Quindi vi è più necessaria un'integrazione. I parchi e le aree protette, evidentemente, che poi hanno le competenze per gestire e conoscono molto bene le caratteristiche dei vari beni. Ma anche, e questo è molto importante, un'integrazione che preveda una disponibilità di dati accurata sui flussi turistici. Altrimenti è difficile programmare interventi che magari implicano anche investimenti importanti da parte del pubblico senza avere una base di dati, una base di conoscenza importante che viene fornita appunto dai soggetti che se ne occupano, l'università, ma non solo evidentemente. Un passo in avanti importante che si potrebbe fare per considerare e superare un po' una visione magari a volte un po' superata appunto della mobilità, e considerare la mobilità come vera e propria esperienza turistica, quindi non mero servizio, cioè non ti porto da A a B perché in quel posto lì è meglio che non ci vai con la tua macchina, ma progettare delle esperienze che iniziano quando uno prende una navetta o quando deve decidere anche la sua vacanza. Sappiamo che ci sono delle esperienze di grande successo, ad esempio in Svizzera, in cui la mobilità è un'esperienza e che si paga anche poco. Questa idea di esperienzializzare la mobilità si porta dietro un altro tema fondamentale, ovvero chi paga. Perché oggi è chiaro che la finanza pubblica non ci sta più dietro a pagare tutti i servizi che vorremmo istituire nei vari territori. Ed è giusto che una parte di questi servizi, una parte importante e crescente di questi servizi di mobilità, venga pagata dal turista. Il turista però, ripeto, non paga probabilmente sulla base di un semplice servizio, ma deve avere e deve essere fatto riconoscere al cliente, all'ospite, un valore di quello che sta pagando. Quindi cercare di comunicare meglio anche questi servizi è molto importante per
poi aumentare eventualmente anche la disponibilità a pagare dell'ospite, che attualmente è piuttosto limitata. Però ci sono esperienze anche da altri luoghi del mondo che ci insegnano che alcune risorse estremamente pregiate vengono pagate come dal cliente. Allora, si diceva, non vediamo perché non nel Trentino e nei territori e in alcuni luoghi particolarmente pregiati non si possa adottare la stessa logica e quindi farli pagare un po' di più, perché oggi l'impressione è che a volte si svenda un po' questo territorio. Nel pensare alla mobilità come esperienza sicuramente si porta dietro anche un altro tema importante, che è quello dell'innovazione. La mobilità è un osservato speciale poi da parte di chi fa innovazione, delle start-up eccetera eccetera, perché implica appunto un tentativo di superare appunto l'uso semplice della macchina, della propria macchina, del proprio automezzo. Ad esempio, se pensiamo allo spettacolare crescita della e-bike, che sta davvero rivoluzionando poi anche la fruizione della montagna, ci rendiamo conto quanto effettivamente ci sia una richiesta forte da parte del pubblico. È anche vero però che un tema come quello delle e-bike, che appunto dà possibilità fino a qualche tempo fa insperate per la maggior parte dei turisti, va anche regolamentato, perché e-bike vuol dire anche ampliare la possibilità di fruizione e il percorso all'interno dei territori da parte del cliente. Quindi è un tema emergente che sta crescendo e si sta sviluppando molto forte, per cui non abbiamo forse ancora, non l'abbiamo ancora pensato a sufficienza. E tanti ragionamenti relativi alla mobilità riguardano quelle aree più interessate dai flussi turistici, quindi dove c'è molta frequenza di passaggio, ci sono tanti turisti, tanti flussi. Però ci sono anche quelle aree che magari hanno puntato su una proposta sostenibile, responsabile del territorio e che quindi attirano turisti che hanno già nelle loro corde o che hanno già delle aspettative di una fruizione più lenta e magari che prescinda anche dall'uso del mezzo proprio, per cui però non è possibile offrire un servizio proprio perché non c'è sufficiente frequenza per pagare poi e per rendere sostenibile tale servizio. E anche qui magari l'innovazione, pensando ad esempio alla sharing economy, quindi alla condivisione dei mezzi, eccetera, potrebbero dare delle risposte anche a quelle aree che magari non hanno appunto flussi così importanti. C'è un tema, evidentemente, quando parliamo anche di integrazione, di coinvolgimento dell'ospite, di responsabilizzazione dell'ospite a adottare anche comportamenti un po' più, insomma, come dire, virtuosi anche nella programmazione della propria visita e del proprio spostamento sul territorio. Evidentemente è molto importante anche coinvolgere gli operatori. Gli operatori sono coloro che hanno poi, sono la cinghia di trasmissione un po' con l'ospite, e quindi tanto più gli operatori sono consapevoli che questo diventa un valore da proporre nell'offerta, nel prodotto turistico e nel servizio che loro offrono, tanto più poi è possibile immaginare che anche i turisti adottino poi dei comportamenti virtuosi. Direi questo in estrema sintesi quello che è uscito. Sono tanti temi che poi possono essere sviluppati in maniera molto proficua, probabilmente anche in successivi prodotti e progetti. Ringrazio ancora il mio gruppo che ha fatto davvero un bel lavoro. Grazie. Bene, grazie ad Alessandro. E questo era un tema oggettivamente un po' di striscio che abbiamo pensato di cogliere, comunque c'entra poco con il LIFE, ma è molto attuale per la gestione dei parchi. Abbiamo problemi molto accentuati sia al parco di Mello Brenten, particolarmente in Val di Tovel, al parco dello Stelvio, e abbiamo in Val di Rabbi, e quindi abbiamo pensato, proprio perché stiamo lavorando in questi mesi al piano di gestione del parco nazionale dello Stelvio, abbiamo pensato di
avviare un primo ragionamento. E mi piace molto che il Presidente del Parco Ciccolini e l'Assessora Concini siano seduti insieme e comincino a fare rete, diciamo, su questo argomento, perché oggettivamente le soluzioni non le possiamo trovare noi, le dobbiamo trovarle come sistema, e parlo di sistema trentino, e quindi non so se è andato via, se se n'è andato Nascivera, ma il fatto che abbia partecipato e abbia riconosciuto il fatto che la questione è sul tavolo, insomma, che va affrontata, fa ritenere che si possa avviare un ragionamento a 360 gradi, e credo che sia compito anche questa volta, o sia uno possibile compito anche questa volta delle aree protette, così come lo è stato 15 anni fa, quando oggettivamente hanno portato le prime esperienze di mobilità sostenibile in Trentino, ecco, oggi fare questo salto in più e provare a trovare delle ricette nuove. Bene, io tiro un sospiro di sollievo e posso dire è andata molto bene, vi ringrazio molto molto davvero per la vostra partecipazione calda e affettuosa, e anche per aver partecipato ai tavoli di questo pomeriggio, che sono stati davvero molto ricchi di stimoli. Lo dico con un po' di, con una punta di commozione, si chiude un ciclo molto importante per noi con questo progetto, però nel processo positivo è il momento per aprirne un altro, idee non ne mancano, abbiamo amici nei posti giusti che ci possono aiutare, ci possono anche indirizzare per trovare i canali nuovi per nuovi progetti europei. E quindi si tratta solo di rimboccarsi le maniche e mettersi al lavoro. Vi ringrazio ancora e alla prossima.